quest'anno si chiamerà la giostra della misericordia. Come poter fare? Quale riflessione fare per incontrare il mondo orientale e il mondo occidentale nel nome di San Francesco? Vi ricordate, San Francesco va dal sultano e incontra il sultano. Francesco porta il Vangelo, il sultano c'ha il Corano, però è un esempio di come poter confrontare queste civiltà nel segno della misericordia e della pace. E Arezzo c'è. Da strumento di guerra diventerà un'arma per la pace. Questo simboleggerà la lancia d'oro che i quattro quartieri cittadini si contenderanno in occasione della giostra del Saracino, edizione straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia che si correrà il 27 agosto in Piazza Grande ad Arezzo. La lancia, realizzata dallo scultore Ivan Teimer, sarà mostrata agli aretini prima della prova generale del 16 giugno. Il 22 di giugno prenderà la strada di Roma per essere benedetta dal Santo Padre ed esposta nei musei vaticani. Intorno a questa giostra straordinaria è stato creato un ulteriore evento per presentare in primis la lancia eccezionale realizzata da un artista internazionale alla città la sera della prova generale, mezz'ora prima dell'inizio della prova generale, in Piazza Grande di fronte a 5.000 aretini, e successivamente il 22 di giugno ai Musei Vaticani, dove andremo con una delegazione con circa un'ottantina di figuranti a presentarla al mondo intero, direi, perché i Musei Vaticani vengono frequentati da un numero di persone incredibile, si parla di 25-30.000 persone al giorno. Quindi, per onorare questo evento eccezionale che è il Giubileo, lo rimarco, la giostra straordinaria vuole onorare questo evento, abbiamo creato un ulteriore evento per far conoscere Arezzo e la giostra nel mondo. La lancia sarà benedetta dal Santo Padre durante una cerimonia importante in Piazza San Pietro, 100 metri a disposizione poi in una posizione fra l'altro strategica dei Musei Vaticani, entrata e uscita, dove Arezzo si presenterà non solo attraverso la giostra del Saracino, vorrà valorizzare le sue peculiarità, dall'arte all'artigianato, la spiritualità, l'antiquariato e tutto quello che di bello e di unico abbiamo noi. Era gioco forza tenere tutto sotto traccia fino al momento dell'annuncio per non intralciare questo percorso molto delicato, molto complesso, del quale ringrazio principalmente sicuramente Sua Eccellenza Monsignor Fontana, ma anche Domenico Giani, che si è molto adoperato per far sì che questa cosa diventasse una realtà. Vicina a questo progetto anche Nuova Banca Etruria. Il vedere come il territorio, senza parlare di questo evento, ne ho parlato solo io oggi, però senza parlarne guarda al futuro, e questa è la cosa più bella.